Buonasera a tutti, buona domenica e benvenuti a questo terzo appuntamento con il nostro Festival Pianistico e di Musica da Camera, organizzato dall'Associazione Culturale Momenti Musicali e dalla Scuola di Musica Rievoluzione Musicale, con il patrocinio del Comune di Ladispoli. Senza rendercene conto, siamo già arrivati al giro di boa di questa nostra rassegna musicale, che, devo essere sincero, ci sta dando veramente moltissime soddisfazioni. E per questo i primi che dobbiamo ringraziare siete proprio voi che ci state seguendo da casa e che ci avete seguito nelle prime due puntate, quelle dedicate rispettivamente a Wolfgang Amadeus Mozart e a Johann Sebastian Bach. Vi ricordo che questi due concerti sono ancora visibili sulla nostra pagina Facebook, Scuola di Musica e Rivoluzione Musicale, e sul nostro canale YouTube IEM Junior Orchestra. Arrivati però a questo punto del festival, mi sembra veramente doveroso ringraziare tutti quei ragazzi che con il loro lavoro, tra riprese audio, video e montaggio, stanno rendendo possibile la realizzazione di questo meraviglioso progetto. E sono Simone Gama ed Elena Mannoni, Alessia Volo, Amir Caperna e Nicolò Bernacchia. Un grandissimo ringraziamento a tutti loro e come non ringraziare anche il mio compagno di viaggio, Simone Panosetti, che con le sue presentazioni ci accompagna veramente alla scoperta di questi capolavori della musica classica, rendendoli fruibili e comprensibili a tutti quanti, anche a quel pubblico non esperto. Grazie Stefano per i ringraziamenti, veramente grazie anche a nome di tutti, penso proprio. Ma veniamo al concerto di questa sera, nel quale vedremo esibirsi ben sette pianisti. Ve li presento velocemente: Aurora Patacchiola, Ania Marchetti, Simone Fusco, Andrea Maltieri, Nicolò Bernacchia, Laura Bischetola e Francesco Di Bartolomeo. Nella serata odierna ci addentreremo in uno dei periodi musicali più conosciuti della storia della musica, ovvero il Romanticismo. Chi non ha ascoltato almeno una volta un notturno o un valzer di Chopin, una delle famosissime rapsodie di Liszt, o il concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky, che sta proprio accompagnando in sottofondo questa nostra presentazione. Sono tutti quanti brani che hanno visto la luce proprio in questo periodo. Non vi rubo ulteriore tempo e lascio la parola a Simone Panosetti. Grazie. Questa sera aprirà il concerto dedicato al romanticismo un valzer, in particolare il valzer in La minore. Ecco, questo valzer, come ogni valzer per pianoforte in generale, è legato al nome di Chopin. È chiaro, Chopin ne compose ben 19, molti, gran parte dei quali chiaramente pubblicati dopo la morte del grande maestro polacco. Ecco, questo valzer in La minore è caratterizzato da una grande eleganza, una grande raffinatezza, un ritmo molto danzante. E troviamo una serie di frasi brevi che si susseguono, chiaramente alle varie riprese e ai tentativi di sviluppo tra questi brevi fraseggi che caratterizzano l'intero brano. La velocità dei suoni è molto legata al registro, mano a mano che si procede nei registri più alti, la velocità aumenta. Insomma, il collante, potremmo dire, dell'intero brano, però, è lo sforzo, è a rimembrare dei ricordi che però sfuggono alla memoria in maniera figurata, chiaramente. E poi Chopin arriva alla conclusione in maniera magistrale, con grande raffinatezza ed eleganza, come tra l'altro in ogni sua composizione. Eseguirà per noi il valzer in La minore, Aurora Patacchiola. Buon ascolto. Thank you.
Abbiamo ascoltato un esempio di valzer. Passiamo adesso a un altro genere musicale molto caro a Chopin, il notturno. Il notturno è un tipo di composizione che ricalca un po' l'atmosfera serale, o meglio ancora proprio della notte, quindi dà quest'idea di un po' carattere cupo ma anche molto intimo, riflessivo, e Chopin ha composto moltissimi notturni in vita. Anche per questo, la maggior parte dei quali, chiaro, vennero pubblicati postumi. Ecco, questo notturno che ascolteremo questa sera è il notturno in mi bemolle maggiore, uno dei più famosi, parliamo dell'opera 9, numero 2. E l'inizio, il levare, ci trasmette da subito un sentimento di scorrevolezza, una scorrevolezza che però non è mai troppo accentata. Abbiamo infatti una serie di frasi leggere ma molto liriche, cantabili, che richiedono, potremmo dire, il loro tempo. Questa atmosfera molto dolce, unita ai silenzi, è un po' l'esatta rappresentazione del clima notturno che dovrebbe incarnare per l'appunto una composizione che rientra in tale genere. Il cielo stellato, per così dire, che va a rappresentare, va a dipingere letteralmente le note, a dipingere l'armonia, il fraseggio, la cantabilità della mano destra, è di fatto la rappresentazione dell'idea di Chopin della notte. E questi passaggi che ritroviamo poi all'interno dell'intero brano, un po' in tonalità minore, un po' con dei passaggi cromatici, eccetera, rappresentano un po', possiamo dire, una sorta di nuvole, una sorta di nuvole che si avvicinano e che oscurano l'atmosfera, il clima serale, la luce un po' della luna, possiamo dire. Eseguirà per noi questo notturno in mi bemolle maggiore Ania Marchetti. Buon ascolto! Thank you.
ascoltato esempi dal romanticismo francese. Passiamo ora al romanticismo russo con uno dei massimi compositori, Tchaikovsky. Questa sera ascolteremo un'opera meravigliosa di Tchaikovsky, la Barcarola dalle stagioni. Ecco, la Barcarola nasce come canto popolare di barcaioli per l'appunto e gondolieri. Successivamente si afferma come genere musicale, per lo più per pianoforte, caratterizzato da un tempo binario e da un andamento molto simile alle onde. In particolare l'accompagnamento della mano sinistra ricorda molto l'andamento ondulatorio, no? Del mare. Questa Barcarola, che è una delle composizioni più belle della letteratura pianistica, inizia in maniera molto leggera. La progressione delle spinte ondulatorie della sinistra, infatti, introducono l'ascoltatore in un clima molto quieto, molto calmo. E è così per tutta la parte iniziale, anche un po' per la parte conclusiva. È nella parte, diciamo, centrale che, in maniera metaforica, il mare diviene più agitato e quindi abbiamo una serie di scale, di elementi più, possiamo dire, virtuosi che caratterizzano il brano e l'ascolto, chiaramente. Eseguirà per noi questo capolavoro Andrea Mampieri. Buon ascolto! Thank you.
Torniamo ora al romanticismo francese di Chopin. Ecco, ascolteremo adesso il notturno in Do diesis minore, che è una delle opere più introspettive del maestro polacco. Ecco, questa composizione già da subito palesa il punto su cui si vuole focalizzare l'artista, ossia i silenzi. Gli accordi iniziali, infatti, più che esprimere un suono, focalizzano l'attenzione sui silenzi che vengono a crearsi tra i vari suoni, per l'appunto. E è proprio da questi silenzi che nasce il suono iniziale, la prima nota, una nota molto leggera che sviluppa un tema lentissimo e molto semplice, possiamo dire, tra l'altro. È un po' come uno sguardo verso il passato, questo notturno, chiaramente in linea molto, molto generale, valido per tutti, per Chopin in particolare, perché infatti cita uno dei motivi principali del suo secondo concerto per pianoforte e orchestra. E in questo modo però, diciamo, è come se facesse trasparire uno spiraglio di luce attraverso questa citazione in maggiore, per poi tornare nella parte finale alla malinconica tonalità del Do diesis minore, quindi ritorna nella tonalità di impianto con una maggiore malinconia, o meglio ancora melanconia per l'appunto. Solo nella conclusione abbiamo una sorta di ripresa un po' nella speranza, diciamo così, perché ci sono queste varie scale che si sviluppano ma che mai raggiungono la vetta effettiva, tornano sempre nella parte d'inizio, nella parte iniziale, quindi non riescono mai a realizzarsi appieno. Ma chiaramente il capolavoro resta tale nonostante le varie caratteristiche, le varie particolarità, perché sono proprio queste che lo rendono tale. Seguirà per noi quindi questo notturno in Do diesis minore, Simone Fusco. Buon ascolto.
Passiamo ora a un altro genere molto caro a Chopin, sia quella della polacca. La polacca è una danza che, come dice il nome stesso, nasce in Polonia. E a tal proposito penso sia opportuno fare una piccola precisazione sul romanticismo francese, su Chopin e sulla Polonia, eccetera. Prima, parlando di Chopin, ho infatti detto per antonomasia il maestro polacco. Chopin nasce infatti in Polonia. Si trasferisce solo successivamente in Francia. Possiamo dire che è un po' a tratti francese d'adozione, perché poi i caratteri delle proprie opere incarnano molto il tono francese, per così dire, l'eleganza dei salotti parigini, magari. Ecco, e infatti è caratteristica la musica di Chopin per il romanticismo francese. Ecco, premesso ciò, passiamo ora invece allo Chopin più vicino alla Polonia, alla propria patria, perché questo brano che ascolteremo ora, la polacca in Do diesis minore, è un brano che ha dietro a sé importanti significati politici e sociali. Infatti Chopin compone questa polacca nel 1830, l'anno dell'insurrezione di Varsavia contro i russi, che governavano chiaramente la parte della Polonia, la parte di Varsavia, della Polonia, dal 1815, quindi dall'anno del congresso di Vienna. Già dagli accordi iniziali, dagli discromi iniziali che si susseguono in maniera molto veloce, a suoni un po' più lunghi, capiamo subito che l'intento di Chopin è quello di descrivere e di denunciare un attacco, l'attacco dell'oppressione dei polacchi. Chopin è stato un autore, sotto questo punto di vista, molto coinvolto politicamente e chiaramente anche per quanto riguarda la società e l'attualità in generale. E ritroviamo questi sapori, potremmo dire verdiani, per quanto riguarda l'amor patrio, ma l'amor stesso dell'attualità, in questa composizione che eseguirà per noi Francesco Di Bartolomeo. Buon ascolto!
Veniamo ora al romanticismo italiano, caratterizzato dai sapori della nostra penisola, quindi dalla passione, dalle emozioni che caratterizzano la composizione italiana in generale. Ascolteremo questa sera dal romanticismo italiano un'opera di Martucci, Il Ritorno. Ecco, Martucci è uno di quegli autori meno conosciuti che però non ha nulla da invidiare di fatto a altri grandi autori, magari del romanticismo tedesco o altro. Lui, come Bossi, Sgambati e altri grandi compositori del nostro romanticismo. Ecco, Martucci costituisce un po' la base, insieme agli altri compositori che ho nominato anche prima, della seconda metà del Ottocento italiano in relazione alla composizione pianistica ed anche orchestrale. Ecco, in Martucci si uniscono i toni magari che ritroviamo in Schumann o Brahms, chiaramente per la passione di questi autori tedeschi, il fervore di questi autori tedeschi, alla cantabilità dei grandi autori italiani, pensiamo a Mascagni, Puccini. Lo stesso brano che ascolteremo questa sera, Il Ritorno, diciamo che unisce un po' il carattere magari della barcarolla che abbiamo ascoltato prima per l'inizio, ma poi ha una cantabilità molto vicina alla Crisantemi di Puccini, quindi una bellezza veramente quasi indescrivibile. Ecco, già dal titolo capiamo subito qual è l'intento dell'autore, il ritorno, voler descrivere un ritorno che però, da come lo descrive, è più un ritorno, potremmo dire, nostalgico, nel senso etimologico del termine, quindi c'è un po' la sofferenza e il dolore del ritorno. Eseguirà per noi questo vero e proprio capolavoro, Laura Pischetola. Buon ascolto. Thank you.
Abbiamo ascoltato quindi questa sera alternarsi brani dal romanticismo francese, dal romanticismo russo, da quello chiaramente italiano. Adesso passiamo al romanticismo tedesco, che incarna un carattere ben distinto rispetto ai precedenti. In particolare ascolteremo stasera uno dei capolavori di Schumann, Robert Schumann, il cui nome è chiaramente legato al romanticismo in generale, l'idea del compositore romantico. Ecco, ascolteremo lo slancio dall'opera 12. Questa composizione, perfetto connubio tra le due personalità di Schumann, tra Florestano ed Eusebio, rappresenta un po' una finestra sulla vita del compositore stesso. L'attacco iniziale, dirompente, ci fa capire subito che siamo davanti alla personalità di Florestano, e per poi continuare con questi dolci fraseggi molto legati, molto cantabili, ci fanno capire che sta recitando Eusebio. Siamo quindi di fronte alla recitazione di due diversi monologhi. Il primo è quello chiaramente di Florestano, il secondo, quello nella parte centrale, è quello di Eusebio. Questi due autori, questi due personaggi, queste due parti dello stesso compositore non dialogano mai però nell'intero brano, così come potremmo dire nella vita del compositore stesso, ma hanno sempre dei monologhi. Quindi questo continuo slancio, come dice la composizione stessa, verso qualcosa di irraggiungibile, sempre finalizzato a raggiungere vette però asintotiche, non trovo mai effettivamente un raggiungimento effettivo. E seguirà per noi questo capolavoro Nicola Bernacchia. Vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sabato 24, per un concerto dedicato esclusivamente alla musica del Novecento. Come diceva Simone Panosetti, vi lasciamo all'esecuzione di Nicolò Bernacchia. Buona serata.